Mini girone per decidere le posizioni dalla nona alla dodicesima. Il Krasnodar, che ha battuto ieri la Juve, oggi affronta il Manchester United, che invece ha perso contro il Paris Saint-Germain. Sembra star meglio decisamente il Krasnodar, che subito attacca la porta di Forshaw. Lo fa in due occasioni, poi qua bravissimo Forshaw a chiudere su Pošmašnik, che ha avuto l'occasione per portare in vantaggio i suoi dopo aver deciso la partita appunto contro la Juventus. A portare in vantaggio i suoi però ci pensa l'ottimo Biryukov, bella azione personale qui, che poi calcia sul primo palo, non chiude Forshaw. E allora 1-0 dopo 4 minuti di gioco, segna Biryukov il suo secondo gol in questo torneo. Ancora una volta la riproposizione del bel gol del numero 10 del Krasnodar. Prova a reagire lo United, Whitley si libera per il tiro che arriva e scheggia la traversa. Sembrava comunque in controllo Sheremet. Ancora United che viene fermato e ancora possibilità dunque per il Krasnodar con il tentativo di Golubkov, anche lui trova il palo esterno, piccoletto con il numero 7 Golubkov. Poi Kasparian che libera sulla destra Petrov, il destro finisce fuori. Nel secondo tempo tiene bene il vantaggio il Krasnodar, controlla la partita, pochi gli attacchi da parte del Manchester United e il numero 11 Yatsenko qui ha la possibilità di andare sul 2-0, 2-0 che poi il Krasnodar troverà poco dopo con il gol di Pošmašnik, ma intanto arriva anche un tiro da fuori da parte di Chubenko, bravo Forshaw a mettere in angolo. E poi eccolo qui Pošmašnik con la sua bella azione personale, uno sguardo alla porta e pallone in rete, scavalcato Forshaw, 2-0 Krasnodar. Bel gol di Pošmašnik, anche per lui è il secondo in questo torneo dopo quello decisivo che è valso l'1-0 contro la Juventus. Ancora una volta il bel gol di il numero 23. Nel finale c'è ancora tempo per un assalto del Krasnodar con Petrov che raccoglie il pallone in uscita, calcia così sul primo palo. Nulla da fare per Forshaw, vince il Krasnodar 3-0.